Ma è già in rec? Passo con le bandiere. Anzi, vai là avanti, ti fermi. Va bene? Sì. Vieni qua. Alcuni di voi forse l'hanno già riconosciuto, altri forse no. All'anagrafe, Giovanni Montini, per noi di Icarus è come un fratello. Dal 2005 ci accompagna nelle avventure più disparate. Quest'acqua è gelata. Si urtano con le gambe e i pezzi di ghiaccio che fanno male ai cani. I suoi ultimi traguardi raggiunti sono stati nello sci alpinismo in Marocco e sui pedali alla grande classica del ciclismo, la Parigi-Roubaix, versione Challenge. Sailing with no destination, roam the open ocean, singing where is my heart. Lui, con la sua GoPro, ci ha sempre aperto una finestra particolare sul mondo dello sport, facendocelo vedere attraverso i suoi occhi e le sue parole. Oggi, assieme a lui e alla sua piccola telecamera, si aggiunge un compagno di viaggio, l'amico Paolo Bertini. Si vola, anche questa volta in compagnia della bicicletta, in Sud America. Un'avventura tra Cile e Bolivia. Partenza da San Pedro de Atacama. Giro di boa al vulcano Unturuncu e ritorno. Un viaggio on the road di 7 giorni tra lagune, altipiani cileni e poi boliviani, dove sabbia e polvere sono i padroni di casa assieme a fenicotteri e vigogne alla ricerca di cibo. Tutto questo sommato alla quota tra i 4.200 e i 4.900 metri che toglie il fiato. Oggi siamo venuti fino in Cile, più precisamente a San Pedro de Atacama. Qui siamo sulle Ande a 2.300 metri di quota. Dietro di noi c'è il paese, ancora pochi chilometri di asfalto ci separano da uno sterrato che ci porterà sugli altipiani andini a 4.000 metri e oltre. La quota si fa già sentire, sembra di essere in pianura, ma in realtà ci aspettano circa 2.000 metri di dislivello impositivo, dobbiamo veramente prenderla con cautela. La temperatura è frizzante, ma il sole picchia fortissimo. Del resto siamo quasi a 5.000 metri. Attraverso questa pista sterrata ci stiamo dirigendo dopo un primo colle a 4.900 a Termas de Polques, che dovrebbe essere l'obiettivo della giornata. La fatica del passo a 4.900 è stata ripagata da questi geyser, Sol de la Mañana Geyser. Stupendo, mai stato in un posto così. Sono stati 2.004 in positivo, pazzesco. Forse abbiamo esagerato. Finalmente siamo arrivati a Laguna Colorada e abbiamo trovato alloggio in questo posto. Non è un granché, ma era improponibile mettersi a dormire fuori in tenda. Un viaggio attraverso le Ande, Laguna Bianca, Laguna Colorada, falsopiani di sabbia, centinaia di vulcani ormai spenti, il solito vento contrario che al pomeriggio si fa più forte, alza la sabbia che punge fastidiosamente la pelle e a volte rende impossibile pedalare. E loro che avanzano ad un ritmo silenzioso e perfetto in questa macchia di sabbia che sembra espandersi all'infinito. Su questo tracciato si chiude un'altra delle nostre avventure, incredibile ed indimenticabile. Questo è un punto dove c'è dell'acqua termale a 40 gradi,
Sembra che siamo in vacanza, ma vi assicuro che ce lo siamo guadagnati. Grazie a Giovanni e a Paolo che ci hanno portato fin quassù, nella sperità andina.